Proprio di Twitch è proprio il popolo. Eccolo qua. Allora, questo lo spostiamo, questo lo spostiamo, questo lo accendiamo qua e bagnato per la condensa della bottiglia. Ok, iniziamo a fare condivisioni, magari tutti i giri. Giusto poco, ma sicuro. E poi mi ritrovo dentro. Va bene, va bene, va bene, computer, come dici tu. Ciao, le condivisioni. Oh, wow. No, ho sbagliato profilo. Ok, apriamo Twitch, bottiglie accanto, possibilmente accanto e non di lato, ok. Momentino, dashboard. Ci siamo, popolo! Allora, vediamo un po' di iniziamo. L'audio è parecchio alto, non me lo aspettavo. Ci ho appena lasciato un timpano, possibilmente il sinistro, per motivi a me sconosciuti. Ok, l'audio è direzionale. Ecco, ho spiegato il motivo per il quale sentivo tutto a sinistra. Ah? Documenti? Penso sia la cosa più sbagliata da fare quella che sto facendo. Ok, specie il Carcharodon Carcharis, quindi lo squalo bianco. 32 piedi, non ho idea di quanto sia, peso 5 tonnellate, mi sembra un po' eccessivo sullo squalo. Cazzo è fatto di adamantio, proprio te, plutonio. Che cazzo... Cos'ha questo squalo? Sistema. Ok, un batterio nel sistema nervoso dello squalo, dell'animale, lo ha reso estremamente una specie estremamente aggressiva e reagisce ai movimenti e alle luci of the diving suit attract suit. Ok. Ah, mail. J. Franklin, ok. Keep it again. Time we try. Tu iniziare così. Oh. Ok. E scappiamo noi. What the hell is going on? Josh, we have specimens on the loose. What the?
Celeste? The Alpha Male has broken the containment system. Sub-level 1 is being flooded. If we don't stop it... I know. All the structure will collapse. I'm going to connect the draining system. Che voce. I'm gonna... But that thing is out there. If I don't do it, everyone will die. Activate the emergency signal. I'm going to put on the diving suit. I need Virgil's access card. Ah, ok, possiamo correre. Look for the access card. Ok, ci sono... Oh, cazzo. Bisogna prenderti cura della tua salute e del tuo stress in ogni momento. Puoi controllare i tuoi livelli dall'inventario. Ok, salute e stress. Puoi... comunque sistemare la tua vita usando le bende e mixando, insomma, combinando dei medicinali con una siringa vuota. Ok, l'armadietto era lì? Guarda qua che cazzo c'era. Ok, la flashlight, abbiamo la torcia, buono. C'è nient'altro. Già. Già non sto capendo più un cazzo. Questo è semplicemente una questione di tempismo. Cos'è? Premo. Ah, un pochino di quiete. Va bene. Aperto l'impaio, come l'ho aperto? Touchpad su. Option. Option. Option no. Quadrato. Quadrato l'inventario. Lo stress credo che debba essere basso. O più alto è meglio sto. Come funziona la storia? Il gioco è palesemente un portale del Nether, quindi non saprei che cosa aspettarmi da tutto ciò. Un momentino. Una vecchia lanterna, veramente. Forse non ha la batteria la lanterna. Stavo preoccupando. Bisogna degli attrezzi. Madonna. Siamo partiti proprio spediti, eh. La scorsa notte un tentativo di fuga della specie alfa. Ok, tutto lo staff della base station. Ok, quando l'hanno scritta questa situazione? Quello è un buco? L'occhio di un pesce? Di uno squalo? Ok, rapporto esperimento. Quando abbiamo trovato le prime specie all'inizio non abbiamo trovato niente di diverso, a parte che erano ciechi.
Può essere? Flying Miss? Non mi ricordo. E abbiamo deciso. Per investigation, ok. Ho deciso di non. Ok, hanno aperto le porte a un lavoro più complesso, sostanzialmente. Poi hanno trovato altre. Ok, hanno trovato che non è una specie regolare. Quando hanno guardato, non era un semplice animale. Lui sembrava più intelligente ed eravamo affascinati. Hanno scoperto qualcosa nel suo sangue, un parassita non identificato. E si suppone sia la causa del suo cambiamento. I need to know, control it. Organismo hanno bisogno di sapere, controllarlo e scoprire tutto quanto. Ok, d'accordo. Bella idea del cazzo, se posso permettere. Oh no, oddio, la usa la batteria, quindi. E c'è pure accanto. No. Spegni la torcia. No, no, tira. Posso anche andare di là, no? Io da dove arrivo? Da di là, quindi. Cos'è? Ah. Non mi fa entrare in acqua. Cioè, dove vuoi che vada? Questo non ha le gambe. Posso saltare? Non posso saltare. Non ho le bombole. Ma comunque, ma c'è un'impostazione per l'audio, per favore? Perché sto impazzendo? Camp speed, sound. Ma penso sia soltanto per. No, per i testi, infatti. Avevo letto accanto. Ok, mi toccherà abbassarlo un pochino in cuffia e urlare un po' di più. Spero non troppo. Perché io già sono tutto cacato. Non ho idea di quello che io debba fare, non ho idea di dove io debba andare. Scusami, sarà, ma mi sembra l'unica cosa effettivamente esaminabile, quindi credo che andremo lì. Però questo è morto, cioè mi sembra proprio un'idea del cazzo andare lì, capito? Qui su non posso salire perché ovviamente mi aspetterà un jumpscare della Madonna. E io già lo so. Non. Sai che vuol dire non averne neanche il dubbio. Una muta da sub per andare all'esterno. Sei rincoglionito. Sei completamente rincoglionito. Perché se pensi di voler uscire, no, non puoi essere altro che deficiente. Fammi passare. Quindi adesso posso prendere questa. Niente di no. Testa d'accesso. Armone di manutenzione. Ok. La muta su. Perché cazzo era? Tutto quello che ho letto finora. Che palle. Muta da sub. Attenzione. La muta. Posso andarci nello spazio. Pure l'altro. Allora,
Devi fare molta attenzione nell'andare all'esterno. Puoi restare nascosto all'interno delle zone protette dalle inferriate, accovacciandoti sotto le barcate. Quest'icona indica che sei nascosto. La tua muta da sub è dotata di una luce esterna e di un sistema sonar che ti mostra la distanza del nemico più vicino. Premi triangolo per attivare e disattivare il sistema sonar e la luce. Verde è ancora molto lontano, è a una distanza media da te. Qualcosa di grande e pericoloso è molto vicino. Perché debbo? Guai alla persona esterna. Soffio? Come faccio? Ah, scusa. Forse è così? No. Chiudiamo. Allaga la stanza. Cazzo, signore. Mette tensione. Non, cioè, abbiamo iniziato adesso, non sono niente. Oddio. Per di più vedo tutto. E il sonar dov'è? Celeste, can you hear me? I'm in it. Josh, be very careful. Fa molta attenzione. Ma dai, vero? Perché pensavo di andare a cazzo così. Ah, il sonar è... Mamma, che schifo il sonar. Tieni premuto per correre. Fossi stronzo lo farei. Lo sai? Però sono ancora un po' sano di testa ed evito di farlo. Porca troia! Ragazzi! Sono morto nella vita vera! Come cazzo fai a dirmi, arancione, in una media distanza da te? Puttaremo, ma è un fulmine! Neanche l'ho visto l'arancione! Anzi, l'ho visto ed era nella grata! Ma ho saltato un battito così io! Ma non si può fare sta cosa! Ma perdonatemi! Ok? Immagino che ora se ne sia andato. No, è arancione. L'icona è in alto a ma che idea di merda è mettere un'icona così importante lì? È arancione. Potrà diventare verde? O questo ora rimane qui così? E immagino che correre peggiorerebbe la cosa. Ciao Sere, tesoro, come stai? È arancione. Ma se io mi nasco... La musica cresce appena mi avvicino. Molto probabilmente è perché c'è un trigger messo proprio lì per l'ampliamento a palla e farmi che non proprio bene essere. Ho appena mancato uno o due battiti. Sono letteralmente saltato in aria. E dicevo, probabilmente c'è un trigger per la scala per farmi alzare il volume a palla e farmi morire. Però il coso è ancora verde. Questo vuol dire che è ancora verde, è ancora arancione. Perché? Perché... Allora, ti spiego un attimo come funziona. Sto giocando a Submersed, ok? Che è più o meno quello che ti avevo spiegato.
Ora, che più o meno è quello che ti avevo spiegato. Ho bisogno di aria perché veramente ci ho preso un infarto. E, sostanzialmente, quando mi ha dato la muta da sub, cioè adesso, tipo 2 minuti fa, ok, a parte il fatto che siamo partiti con l'allarme subito, neanche un attimo di tranquillità. Però, come mi ha dato la muta da sub, mi ha detto: tieni d'occhio quest'icona, che è quella in alto a destra, ovvero l'occhietto sbarrato, ok? L'occhietto sbarrato indica che non sei visto, non sei visibile, sei nascosto, va bene. E poi ho una lucina, come puoi vedere, in alto a sinistra nel casco. Non so se si vede, ok. Che io posso accendere e spegnere, quello è il mio sistema radar. Non so bene cosa intendano per radar nella loro vita, però ok. Dove mi hanno detto: la luce verde è ancora molto lontano da te, la luce arancione è a una media distanza da te, la luce rossa, qualcosa di grande e pericoloso, è su di te, è molto vicino a te. A me era verde, è passata ad arancione e ce l'avevo in faccia. Quindi, beh. E il gioco mi consiglia anche di correre, una cosa che sinceramente io vorrei evitare per sempre. È rossa, è arancione, non lo so, sembro daltonico. Allora, prima in un rapporto. Questa musica comunque è veramente. C'è solo suoni e titoli. Dicevo, prima in un rapporto ho letto. Io mi sto guardando il concerto dei cantanti a Palermo. Ma che. In un rapporto c'era scritto che vengono attratti. Che viene attratto da luci e suoni. Quindi se io accendo il sistema radar, sostanzialmente mi si magna. C'è il concerto qui. Vengo anch'io. È quel beat che non mi piace, capisci? Comunque mi devo muovere da qua, quindi prima o poi ci dobbiamo levare. E come si usa? Giusto? Ma cosa devo fare io, scusatemi, al quadro? Nessuno me l'ha spiegato a me. Io provo. Ah, ok. Torna alla portata in castagna. Ok. I'm going back to the gate. Ok, qua mi sento un pelo più sicuro. Non tanto, un pelo, ho detto. Sottolineerei che ho detto un pelo. Però arrivo tra un po', sto facendo una cosa. Va bene, non ti preoccupare, abbandonami.
Però cioè, c'è un altro pezzo qua da fare. Così. Perché non posso passare? Sì, ci passo. La musica dov'è finita? Mamma che ansia. Fammi togliere una cuffia che qua ci lascio un battito. Sicuro. Come la morte. Guarda, guarda come muoio. Era qua la... George, I've activated the emergency beacon. They will come to rescue. Lo sapevo io. Ok. D'accordo. L'oceano è più antico delle montagne ed è pieno di dei ricordi e dei sogni del tempo. Ehi. Questo me l'aspettavo. Cioè, già solo che non mi ha fatto subito il caricamento per entrare con prima. Però siamo morti. Ecco, sì, sto passo. Ok, e noi siamo finalmente... Ah, ok, abbiamo fatto il prologo. Roger, over and out. Jack, we've got an SOS. You've just come back to work after what happened to Sarah. Can you handle this? What do you think? I've seen the reports. Post-traumatic stress. Fuck. You really want to talk about this right now? Okay. It must be there. I'm gonna land. Che culo. Comunque noi volare un po' più altini o comunque non durante una tempesta, magari questo SOS non sarebbe successo, eh. Caricamento lungo. Ma I don't. Niente. Beh, invece sì. Capitolo 1. Benvenuto all'inferno. Ok, grazie. Sopravvissuti a un disastro aereo, ovviamente solo noi. Elicottero distrutto. E come lo porto fuori sto povero stronzo? Però palesemente blu profondo. Il contatto da dove? Oh, oh, oh. E portami da bere. Non hai energia, me ne sono accorto. Stressato? Non ci posso fare niente. Troveremo una torcia in giro, no? Credo, spero. Guarda, una torcia. Vorrei continuare a esplorare. No. Cioè.
fatto paura il lampo. A causa dei problemi di rifornimento, alcuni quadri elettrici resteranno disattivati. Per attivare un quadro elettrico disattivato basta inserirvi un nuovo fusibile. Allora, non è che... cioè... è disattivato. È proprio... se bruciate il fusibile, è saltato. Ah, qua c'è da inserire il fusibile. Immagino. Ma c'ho bisogno di curarmi? No. Ah, cassetta di sicurezza. Ma in che senso? Ma perché si può aprire solo l'ante a sinistra? Vabbè. Scusatemi. Mi vedo tutto sanguinante. Mi servirà qualcosa. Eccola. Un elettrocalamita. Un farmaco che inibisce l'ansia, usalo per controllare lo stress. Ok, lo stress deve scendere. Quindi più è basso il valore, meglio è. Ok. Eccoci. Come stai? Come ti senti? Di qua, a destra, noi. Spero di non poterci andare. Ok, meno male. E non ci andremo mai. Anche perché porta in acqua. E direi che la possiamo anche evitare, l'acqua. Chi ha mamma? Chiusa a chiave, c'è un segno rosso sulla serratura. Non me ne sono accorto. Poi ti spiego. Se vuoi puoi scrivermelo anche adesso. Dove potrebbe essere un fusibile? A me di là sa di morte. Ovviamente è chiuso. Serratura segno giallo. Scusatemi, se la gente è morta per gli squali, perché il sangue è qua? Capito tesoro, ma è una cosa che capita anche a lei ogni tanto o è novità? Relazione esperimento, il comportamento di questo organismo è sorprendente, pare che non possa sopravvivere autonomamente, che gli occorra un ospite, è un parassita, quindi insomma è quello che fanno i parassiti. Novità, si è presa di invidia, dici magari a... ha iniziato a vedere te, ha detto va bene sta cosa, solidarietà, lo faccio anch'io.
L'ultimo incidente ci ha rivelato una cosa che non avevamo visto. Gli squali sembravano sincronizzati. Questo batterio sembrava capace di controllarli a suo piacimento. Questo apre infinite possibilità. Deve seguire altri test sugli esseri umani. Ma è una cosa che abbiamo già letto? No. Forse no. Comunque, proprio ragazzi, blu profondo, poco da girarci. Ti ho staccato il fusibile da qua per andare a mettere di là. Tento io. Ma di qua vedrò qualche cosina? Qualche squaletto? No. Una pila. La guardo e meno la capisco. Ma mi dà fastidio sto sangue che c'ho intorno. Ma non c'è modo di... Perdonami, non... salutamela. Capito, non so. E dille che spero che si riprenda presto. Aspettavo i peggio infarti qua in questa situazione, invece no, guarda qua. Sto partito un DJ? Penso sia l'idea più sbagliata del mondo scendere qui sotto, scusatemi. Cioè non per male. Come va il concerto? Io di sto gioco non ho mai visto niente, quindi per ora sto così, stretto stretto. Figurarsi. Qua è da dove siamo passati? No, eccoci qua. Vedi, noi eravamo partiti da qua prima. Tant'è che ora qua sul computer ci sono le cose che avevamo letto prima. Diario, da quanto è apparso quest'essere nell'area recintata. A Tutor ne è ossessionato. Sta diventando sempre più intelligente. Non possiamo più uscire. Questo che sentiamo molto probabilmente è lo squalo. Sta diventando sempre più intelligente. Non possiamo più uscire senza essere in pericolo. Siamo riusciti a installare varie inferriate e barricate fuori. E barricate fuori. Non ci vede se le usiamo per nasconderci. 10 metri. Ecco quanti sono, 35 foot. E il peso è sempre 5 tonnellate, che mi sembra un po' esagerato per uno squalo di 10 metri, 5 tonnellate, però
Chi sono io per decidere quanto debba pesare uno squalo? Saranno affari suoi di mantenimento e tutto il resto. Però perdonami, c'è ancora il fuoco qua, sì. Premevo così velocemente che non appari io. E tu ti aspetti che io ora rifaccia tutto lo stesso giro che ho fatto con quello? Mi servono gli attrezzi. In realtà, in questo momento, mi serve aiuto. What's going on here? I need help. We had an accident trying to land. Serve aiuto. I know. Abbiamo avuto un incidente all'atterraggio e il mio compagno... Ho visto le telecamere e stavo aspettando. No, ok. No, it's not that easy. From where I am, the risk is too high for me. I can't do it again. Il semplice da dove sono io è troppo rischioso. Non posso rifarlo, ma forse lei sì. What is this foolishness? I can't explain it to you now. I must really go. Listen to me. The only exit is submerged. L'unico accesso è sommerso. Questo posto sta cadendo a pezzi e servirà una muta da sub. Vada all'edificio con comunicazione esterna, ma faccia attenzione, è sorvegliato. Da chi? Detta così. All right. On my way. Quindi lei veramente si aspetta che io ora faccia tutto questo trick e track. Per qua c'era quello che avevamo letto, la relazione esperimento, cose così. Campione, cecità, sì, come immaginavo. Sì, però qua noi abbiamo, scusami, perché adesso io lo faccio. Però qua mi si dovrebbe allagare a me. No. Perché a quanto pare... scemo io. Togliti la muta, vorrei tanto. Fuori c'è uno squalo di 10 metri, che quello di prima se l'è mangiato, scusami. Con quale testa io dovrei andare fuori? Adesso si mangia pure noi, poi arriva un altro. Vedi? Attiva ascensore. Quanto è scritto l'ascensore? No, molto, a giudicare da questo buco. È rosso. E io non lo vedo. Guardate, che è lontano. Però sto coso viaggia a razzo. Mi piacerebbe leggere cosa c'è scritto lì. Perché c'è un bivio adesso? Prima non c'era. Punto di conto poi... tremao. Vuol dire che qui non c'è già... rosso. Ma rosso vuol dire che è vicino. Vicino a chi? Giustamente, se io tengo questo coso acceso, lui si avvicina. È
camminare, non riesco a passare. Qualcosa mi blocca. Hai perché non cammini dritto? Voglio pensare. Ma l'aiuto. Usa arma. Colpisci lancia oggetto. Attenzione. Segna rosso, vuol dire che è vicino. C'ho l'occhietto bloccato, sono nascosto. Il problema è che sento un piccolo leoncino su di me. Che cosa lunga ed estenuante. Figa, scusami, che dovevo fare? Potevo correre, certo. Dove non si sa, però potevo comunque correre. Allora. Mi sembra di averlo visto. Se io lo tengo tutto il tempo acceso, tipo, no? Lui è attratto. E infatti no. Guarda sul coso. Però adesso se ne va. Megalodonte, Dio mio. Chiamalo 10 metri. Sarà anche di più. Rinato stronzo, arriva il peggio. Guarda in che tempo sei tornato indietro. Però lui mi ha detto che soffre di cecità, cioè quindi è cieco. Quindi lui, prima, con me fermo, senza niente acceso, come mi ha visto? E mai. Sanno a fare i suoi di come mi ha visto, no? Me lo prego. Posso uscire o? Ti sei rotto? Hai deciso di passare solo di qua? E se faccio così? Adesso lui non c'è. In teoria. Quindi io potrei uscire. Però se lui torna indietro. Ma perché io delle volte mi buggo, non posso passare? Devo camminare per forza in piedi. E in piedi effettivamente passa. Cos'ho? Barcollo ma non mollo? No, no, non andare avanti. Senza il mio permesso. Non lo vedo. Thank you.
diretta, ciao. Come stai? Figa, devo andare a sinistra. Che bei capelli che hai, grazie mille. Veramente molto gentile. C'è un punto che mi dite che obiettivo c'ho? Trova l'entrata dell'edificio delle comunicazioni. Che mi racconti, Chiaretta, come stai? Mi farei anch'io così. Poi. Poi tranquillamente, te lo puoi permettere. Anzi, forse più di me. Non lo vedo. Sto morendo di caldo io, eh. Sono calmissimo. Non sono arrabbiato. L'unica cosa è che ho caldo e non capisco dove è lui. Quando io mi abbasso non vedo più niente perché lui si abbassa di faccia. Dai, cammina! Niente, è diventato giallo. Perché da accovacciato non passa? C'ha delle hitbox brutte. Infatti l'ho riscattato per me. Allora te lo... te lo rimborso, dai. Ah, dammi solo un secondino. Ok. Tac. E quest'altro qui invece. Tac. Eh? Sai chi ci saluta? Cazzo. Giusto. Dai, entra nel giusto. Ah sì. Alla fine il keep calm viene usato per quando sono arrabbiato e devo mantenere la calma per forza. Ho perso un infradito, ok, l'ho ritrovato. Rifiuti sempre le mie cose, non è vero. Ma se tu me lo segni rosso, ma io non lo vedo. E dovrebbe essere vicino con rosso. Che faccio? Che mi... adesso l'ho visto. Adesso l'ho visto. Posso uscire? Posso uscire? Posso fare la retromarcia? No, Rosaria. Ciao Rosy. Anche detta Lilli. Mannaggia la pupazza. Dai, se non ti levi io non posso uscire da questa uscita, sai? Sta tornando indietro. Io sono andato di qua, ma non ho letto il cartello dove indicavo. Qua segna rosso, questo uno squalo di 10 metri e 5 tonnellate, figurati se non se la mangia sta cattina di ferro. Oh no, qua non ce n'è. Non lo vedo. Non riesco ad alzarmi. Prima non riuscivo ad abbassarmi, ora non riesco ad alzarmi. Ok, è verde. Mi piacerebbe vederlo. Ecco, cioè... perché se so dov'è, so dov'è. Che fa? Sparisce? È mago anche. Oltre a essere cieco.
Ah, facciamolo tornare. Sì, non camminare senza il mio permesso, perfetto. Le hitbox sono fatte veramente da cani. Non riesco a muovermi. E lui è lì. Che si fa? La sua ronda. Bellino lui. Simpatico. Devi tornare indietro. Io devo andare di là, se tu sei di là, poi mi torni indietro e mi arrivi in faccia. Non andiamo d'accordo così. Ho seriamente bisogno. Vado da Poldo, ciao. Ciao Chiala, grazie. E patta. Salutami tanto Poldo. No, non ti pensare neanche. Meno male che sei cieco, eh. O fai finta per prendere la pensione. Abbiamo fatta ad arrivare di qua. Il problema è, cioè, io non posso alzare la visuale, quindi non so quando sono fuori. Vedi, qua sono fuori, figo. E lui me lo segna rosso. E non so... Aperto. Già. Stronzo. Sei al mio livello. Vediamo. Così, così sembra rossa la luce quasi. Comunque, popolo, volevo parlare di una cosa. Sere tesoro, ci sei? Che così mi dici anche la tua, perché so che questi argomenti, bene o male, se ne può parlare con te. Passa da verde a rossa in un attimo, eh. Ah, guarda. Ma non c'è manco l'arancione, scusami. Sta camperando. Guarda là che è aperto. Faccio uscire con te qui su, che non ti vedo.
vado e muoio. Perché sicuro muoio. Aspettiamo un attimo. Ci vorrà un bel po' di tempo. Qualcuno torna da sto lato, noi ci andiamo. Dovrei vederlo. Eccolo, eccolo. Moby Dick praticamente, però. Segna verde, però se io non vedo dove va sto Cristo non sto tranquillo, eh. Quindi è rosso. Rosso, rosso, rosso. Però io non ti vedo. E lo pesciolino. Io non lo vedo. Ah, ecco. Che cazzo ho fatto a non vederlo fino ad ora? Magari aspetto che torni indietro, sai. Comunicazione a destra. Quando arrivo lì, poi di nuovo aspetto che arriva e che va di nuovo di là. Quando torna di là, noi andiamo lì, che vedo l'uscita, mi sa. Comunque, una scritta. Sicuramente qualcosa. Non lo vedo. Non lo vedo, non lo sento. Non so io. Sorpo. Ho visto andare, ma questo tornare. A meno che al tornare non faccio il giro dietro di me. Questa cosa non l'ho calcolata. È possibile. L'aria è grande. Porca miseria. Non lo penso. Palesemente dietro di me.
secondo me da nessuna parte. Perché? È palesemente qua. C'è quel ruggitino lì da leone che lo fa un attimo individuale. Ciccio, se non ti vedo passare io, come faccio? Eccolo. Stavolta andiamo, anche se va dritto. Era stato lui? Colpa sua? Sì. Il Titan è implosso. Ditemi quello che volete, ma secondo me sì. Megalodonte confermato. Ti devi muovere. Tutti i momenti, perché poteva crollare il soffitto. Come on, don't die now. Sta anche baciando. I need you to get out of here. Ci sta provando palesemente. Ci sta palesemente provando. Con la scusa di salvarmi la vita. Guarda là. Cioè, mi dispiace, ma son vedovo. I don't know. But he has had an accident and we can deny him help. Idiocy. I don't think the same as you, Dr. Atwater. Also, others will come to help him. A great dottoressa Brody, non lo penso così. Although he may be helpful. Infatti è un grande inconveniente. Maybe he can be. Sa che lei può diventare una cosa solo a me. What the... Doctor, your eyes. Celeste. What have you done? Don't try to avoid it. Sa che questo se... But what are you doing? No! Let me go! You perfectly know that it will not work! E poi il parassita nel cervello. Pazzito. Almeno questo è quello che credo, non penso ci sia molto da investigare. You're a good specimen. You will prove very useful to me. Everyone is one, my friend. What did I get myself into? I need to get out of here. That. Right.
Già ho visto un condotto. Qua chi c'è? C'è una mano. È la nostra. Che mano, che cazzo. Fuggi dall'infermeria. Dall'infermeria. Pezzo di metà. Andiamo. Non si può aprire, giustamente. Se passa da qua. Qua? Posso, qui posso uscire questo. Posso chiudere il condotto? No, non posso chiudere il condotto. Pinze. Yes. Ciascuno con una funzione diversa. Chiave inglese permette di aprire condotti bloccati, cacciavite per riparare attrezzature guaste. Pinze combinate con un pezzo di metallo possono creare dei grimaldelli. Io non mi dai. La porta è chiusa? È aperta. Inventario quindi ancora. Ed ecco gli accessi. Benedict Clatworth, dottoressa Celeste Brody e Josh Franklin, che era quello che ha scritto all'inizio. Per motivi di sicurezza, dopo gli ultimi avvenimenti, solo le seguenti persone potranno accedere all'infermeria per il controllo. Attraverso il riconoscimento della retina, quindi un po' strano. Andiamo con le cuscine. Stavo sbagliato. Ma per nasconderti? Oddio, è diventato Alien Isolation. No. Signorina, mi dispiace, devo andare via. Chiedo scusa. Aspetti, anche se lei lì ha una rubina interessante. I can't do it. She's still alive. Ammazza, la colpisce. Non riesco a stare fermo. Ma lo stress cosa mi comporterebbe? Inventario pieno. Se vuoi. Non c'è niente che si può aprire. Qua non si può aprire. C'è solo la siringa qua. Siringa che purtroppo è la torcia. Metallo con delle pinze potrei fabbricare un grimaldello artigianale. Perfetto, abbiamo il grimaldello.
artigianale, ma spazio vitale, nonostante io abbia usato il mio pezzo di metallo. Eh beh, giustamente il pezzo di metallo si è trasformato. Questo lo usiamo, abbassiamo un po' lo stress. Siringa vuota, tutto vuoto. Per salvare? Però qua mi sa che stavano hanno provato o comunque stavano prendendo il test, ah, non so se già gliel'hanno messo il parassita, non c'è più. Non lo capisco. Al massimo io sì, me ne ho dato un po', meno male dall'inizio del gioco mi dà fastidio. Quel fatto di avere una barra della salute mi fa credere che io possa sopravvivere a la retina, sei scemo, tutto d'oro. Ma non l'ha mai letto. Spoiler. Congelando, Dio mio. Quella mi devo fare tutta la strada ogni volta che si riesce. Scusami, questa chi era? Sappiamo? No, non sappiamo. Non sapendo chi è. È andata quella. Guarda che sei sopra, impazzisco.
No, non è sopra la porta, il caso è a destra. Carica un attacco, tutto. Che ansietta. Che ore sono? Le 23. Tra pochi minuti e mezza ci salutiamo. Siamo già adesso. Sì, vado a fare tutto quello che dovevo fare. Carica partita. Se comincia una nuova partita, quella precedente sarà persa. No, io vorrei sapere se ha salvato. Comunque, se salva. Va bene, popolo. Grazie a tutti quanti per essere stati. Grazie a tutti quanti per il supporto. Noi ci rivediamo domani pomeriggio. No, perché è sabato. Ci vediamo domenica pomeriggio con non mi ricordo cosa. Ma comunque sarà così. Ci vedremo. Pomeriggio alle 3. Shagari, shagari, shagari.